29 marzo 2010. Col sostegno determinante del PDL, Renata Polverini è il nuovo governatore della Regione Lazio. Novembre 2011. Silvio Berlusconi rimette nelle mani del capo dello Stato il suo mandato di presidente del Consiglio. Pochi giorni dopo gli succede a Palazzo Chigi il neo senatore a vita Mario Monti. Esce di scena Silvio Berlusconi, l'uomo che sul piano politico li ha creati ed allevati? E loro, che non hanno nessuna voglia di mollare poltrone, incarichi e stipendi d'oro, si riorganizzano. Si spiega così l'autentico assalto politico partito dalla Regione Lazio di Renata Polverini e lanciato alla conquista di mezza Italia o giù di lì, attraverso la Fondazione Città Nuove. In prima fila, naturalmente, la Campania del suo fedelissimo uomo ombra Salvatore Ronghi. Nel nuovo quartier generale di via Arenaccia, l'offensiva targata Polverini, con la benevola complicità del sindaco della capitale Gianni Alemanno, pure lui destrorso, sta chiamando a raccolta in vista delle prossime amministrative del 6 e 7 maggio un folto plotone di reduci da Prima e Seconda Repubblica. Tutti in corsa per uscire finalmente dalla naftalina e ritrovare un posto nelle stanze che contano. Anche perché col vento dell'antipolitica che soffia nel paese, prima o poi potrebbero ritrovarsi a lavorare come qualsiasi comune mortale, e questo non sia mai detto. Ma in che modo tanti esponenti della vecchia guardia politica sperano di rendersi presentabili agli occhi degli elettori e magari anche di incarnare il nuovo che avanza? Cominciamo proprio da lui. Il ragionier Ronghi Salvatore, napoletano verace, 60 anni ancora da compiere, ma la stessa voglia di arrivare che aveva quando, a cavallo fra anni 80 e 90, lanciava proclami dal pulpito della Cisnal Autoferro Tranvieri in piazza Garibaldi. Catapultato nel 2010 dalla ex camerata di A.N. Polverini al vertice della Regione Lazio come segretario generale, con il ragguardevole stipendio annuo di 189.000 euro a spese dei contribuenti, oggi Ronghi sfoggia un nuovo aplomb e di quel remoto passato da sindacalista resta solo qualche involontaria traccia, piccoli e grandi scivoloni sulla sempre infida lingua italiana. Tanto che a Roma è stato subito ribattezzato l'uomo della congiuntivite. C'è questo e anche altro nell'impietoso resoconto del giornalista d'inchiesta Nello Trocchia col suo recentissimo Roma come Napoli, ovvero due capitali accomunate dal medesimo destino e dallo stesso Ronghi. Ronghi si è reso protagonista di una perla che racconta la sua competenza e anche conoscenza della lingua italiana quando nel maggio 2011, durante un incontro a sostegno dell'allora candidato sindaco per il centrodestra al Comune di Napoli, Gianni Lettieri, disse, riferendosi ad un'eventuale vittoria di De Magistris, quanto sarebbe grave se questa città cadrebbe in altre mani. E questa frase, e forse anche l'uso disinvolto dei congiuntivi avrà convinto Polverini a cooptare alla Regione Lazio Salvatore Ronghi. Quanto basta, insomma, a Ronghi per ricevere dall'amica Renata un altro prestigioso cadeau, la poltrona di rappresentante della Regione Lazio nel CDA del Festival del Cinema di Roma, creatura di Walter Veltroni, oggi lottizzata dal duo di ferro Polverini-Alemanno. Sbarcato nel 2005 a Santa Lucia come consigliere regionale di Alleanza Nazionale, nel 2008 Ronghi pregusta già l'aria di Roma e tenta la carta della candidatura alla Camera, stoppata dal duo Bocchino-Cosentino. Scala allora i ranghi del Consiglio regionale, fino a diventare braccio destro della presidente, Lady Sandra Mastella.
sono gli anni del feeling con l'attuale compagna, la giornalista Gabriella Peluso, 37 anni, che in quel consiglio regionale al centro direzionale di Napoli lavorava nell'ufficio stampa. E così a fine 2011 la Polverini, per non separare quello che l'amore aveva unito, con una delibera a sorpresa chiama in Regione Lazio proprio la stessa Peluso, inventandosi per lei la carica di dirigente della struttura di verifica dell'attuazione del programma, con un emolumento da 122.000 euro l'anno. Lui, nel frattempo, fiutata l'aria che tira, lo scorso anno lascia l'MPA, cui aveva aderito dopo una vita tra MSI e Alleanza Nazionale, e fa nascere Forza del Sud. Altro approdo per reduci da forze politiche logore e inchieste giudiziarie da lasciarsi alle spalle, che a livello nazionale fa capo al siciliano Gianfranco Miccichè, fino ad arrivare a questa vigilia delle amministrative 2012, dove la coppia Polverini-Ronghi scende in pista con la Fondazione Città Nuove e liste tese a conquistare i comuni campani dove si vota, sancendo così quell'equazione Roma uguale Napoli preconizzata nel suo libro Danello Trocchia qualche mese fa. Quello che emerge all'interno del nostro libro è che Roma, la Regione Lazio, hanno cooptato all'interno delle loro strutture molti napoletani, molti originari della Campania. Ad esempio, per risolvere la questione rifiuti, attraverso il governo Berlusconi hanno affidato a un uomo napoletano, al prefetto Giuseppe Pecoraro, al prefetto di Roma, il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza, per risolvere la questione annosa dei rifiuti anche nel Lazio. Ed eccoli i cavalieri ex fascisti della Fondazione Città Nuove, riverniciati di moderatismo e schierati al fianco dei candidati sindaco di centrodestra per guidare i comuni della Campania dopo il voto del 6 e 7 maggio. Partiamo da Torre del Greco, dove il coordinamento campano di Città Nuove si stringe intorno alla figura del chiacchieratissimo sindaco uscente del PDL, Ciro Borriello, di stretta osservanza cosentiniana, incurante del recente arrivo al comune di una commissione d'accesso inviata dalla prefettura di Napoli per verificare atti comunali della giunta Borriello ritenuti quantomeno imbarazzanti, come quei 15 milioni di euro per opere pubbliche assegnati senza batter ciglio da Borriello e dai suoi assessori ad imprese tutte provenienti da zone come Casal di Principe e Casa Pesenna, comuni appena sciolti per mafia. Senza contare l'appalto assegnato sempre dal comune di Torre del Greco alla Cesaro Costruzioni della famiglia di Luigi Cesaro, presidente della provincia di Napoli, anche lui perennemente alle prese con le trappole della lingua italiana. Totale dell'appalto destinato alla costruzione di un centro polifunzionale, la bellezza di 22 milioni di euro. Passiamo ad Acerra, dove Polverini e Ronghi puntano le loro carte sul candidato sindaco Antonio Crimaldi, sponsorizzato strenuamente da Luigi Cesaro e Pina Castiello, sostenuto dal presidente della regione Stefano Caldoro, ma soprattutto esponente di quei democristiani dell'UDC di Casini che si segnalano per i disinvolti cambi di maggioranze e sponde politiche. Crimaldi, che proviene dai ranghi delle Fiamme Gialle, era stato a lungo vice sindaco di Acerra nella giunta PD guidata da Tommaso Esposito, ma oggi, come nulla fosse, riceve il sostegno di tutto il PDL e sbarchiamo a Ischia, dove per la poltrona di sindaco si fronteggiano ben quattro candidati. Ma la sfida che si preannuncia è fra Giosi Ferrandino, uscente, sostenuto dallo storico minestrone PD-PDL, e lo sfidante Salvatore Mazzella, alias Bambaniele Campagnano, sostenuto dall'UDC di Casini, da Futuro e Libertà di Italo Bocchino e dall'immancabile duo Ronghi-Polverini. A Casavatore, infine, altro comune della provincia di Napoli dove Città Nuove si presenta con la propria lista, l'appoggio incondizionato della Polverini è per Matteo Orefice, che corre per la poltrona di sindaco
sostenuto dal PDL di Cesaro Cosentino e dall'Udeur di Clemente Mastella, ma soprattutto dal vero uomo macchina di Città Nuove a Napoli, il consigliere regionale Angelo Marino, che proviene, proprio come Salvatore Ronghi, dalle fila dell'MPA del governatore della Sicilia Lombardo. Quest'ultimo oggi alle prese con la pesante accusa di aver ricevuto voti e finanziamenti da Cosa Nostra. La magistratura indaga. Insomma, se i maggiorenti del PDL come Randolfi preferiscono sminuire, definendo l'esperienza delle Città Nuove un think tank piuttosto che un pericoloso rivale, loro invece sembrano fare davvero sul serio. E sarebbe questa la chiave per comprendere pure le metamorfosi dell'ex missino duro e puro Gianni Alemanno, che sull'onda del nuovo corso centrista inaugurato dalla Polverini sposta il baricentro dalla destra estrema verso il gruppone centrista di democristiana memoria. E se Renata sta puntando, almeno per ora, tutte le sue carte su Napoli e provincia, Gianni invece ricomincia da Caserta. Non si spiega altrimenti la scelta di aver chiamato a dirigere la sua segreteria politica un personaggio come l'ex sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, caduto nel mirino di due diverse indagini della magistratura, arrestato a marzo 2011 per concorso esterno in associazione camorristica ed infine assolto in primo grado un anno dopo. Possibile che un'accusa come quella dei PM antimafia del calibro di Giovanni Conzo e Federico Cafiero De Rao sia stata totalmente ribaltata in aula dal GUP De Gregorio? Misteri di quella Pignataro Maggiore da tempo definita dagli investigatori come la Svizzera dei clan ed oggi, a quanto pare, traslocata armi e bagagli a Roma in orbita Alemanno.